Ciao a tutti, qua è Santa e questo è il primo video sulla periodizzazione dell'allenamento per un natural. Questa periodizzazione può essere usata se il vostro scopo è quello di migliorare nelle tre alzate fondamentali, quindi powerlifting, oppure se avete un approccio ibrido dove date attenzione sia all'estetica che alla performance. La periodizzazione dell'allenamento, sia che si parli di power building che di powerlifting, a mio avviso dovrebbe essere lineare. Ovvero una periodizzazione dove si parte a volume parecchio alto e un'intensità parecchio bassa fino ad arrivare nel corso di un macro ciclo, quindi di vari mesi, a un'intensità parecchio alta e un volume parecchio basso. Ok, ma cosa sono volume e intensità d'allenamento? Il volume non è altro che il numero di ripetizioni settimanali che andiamo a svolgere per un determinato gruppo o distretto muscolare, mentre l'intensità è la percentuale di carico che andiamo ad utilizzare rispetto al nostro massimale, che è appunto il 100%. Sarà ora molto più chiaro ed intuitivo tutto il concetto di periodizzazione lineare. All'inizio della nostra periodizzazione noi abbiamo un volume alto, quindi andremo ad effettuare tante ripetizioni settimanali con intensità di carico, quindi con pesi medio-bassi. Man mano che passerà il tempo e che quindi proseguiremo nel nostro macrociclo, l'intensità di carico andrà ad alzarsi, quindi i pesi che noi andiamo ad utilizzare aumenteranno, mentre il numero di ripetizioni settimanali per gruppo muscolare andrà pian piano a diminuire. Purtroppo però non è così facile, perché sennò in un modello di periodizzazione lineare dell'allenamento basterebbe gradualmente, settimana per settimana o addirittura giorno per giorno, diminuire le ripetizioni e alzare i chilogrammi sul bilanciere. Questo purtroppo per persone intermedie e avanzate non è possibile. Entra ora in gioco il discorso della phase potentiation, ovvero dello sfruttamento massimo di ogni fase di allenamento. In questo modo noi non abbiamo una semplice periodizzazione lineare dove il volume diminuisce gradualmente e l'intensità si alza gradualmente. In questo modo noi riusciamo a dividere il macrociclo in fasi o blocchi della durata di uno o più mesocicli l'uno. Partiamo da una fase di volume. Si consiglia per questo tipo di fase o blocco di allenamento di fare dalle 15 alle 30 serie allenanti settimanali per gruppo muscolare con ripetizioni medio-alte ed intensità che variano dal 65 all'80% circa. A cosa serve però una fase di volume? Il volume è la variabile d'allenamento maggiormente correlata al guadagno di massa muscolare e quindi all'aumento della nostra sezione trasversa del muscolo. In poche parole, più volume facciamo, più ripetizioni facciamo per gruppo muscolare e più cresciamo. La fase di volume serve a diventare più grossi. Mettiamo caso che il nostro blocco o fase di volume debba durare all'incirca 3 mesocicli. Questo, a mio avviso, potrebbe essere un buon esempio di come ciclizzare ed aumentare gradualmente il volume d'allenamento durante la nostra fase. Si parte dal primo mesociclo con 15 serie settimanali per gruppo muscolare e si aumenta questo numero gradualmente durante le settimane fino ad arrivare alla fine del mesociclo, alla nostra ultima settimana di carico, con 22 serie settimanali per gruppo muscolare. A questo punto potrebbe essere necessario uno scarico che io ho indicato con la lettera D di deload. Questa settimana di scarico vedrà un volume leggermente ridotto. Alla fine della settimana di scarico possiamo ripartire con il secondo mesociclo che avrà un volume più alto rispetto all'inizio dello scorso mesociclo, ma comunque un pochettino più basso rispetto alla fine del mesociclo passato. Lo stesso processo può essere ripetuto per un altro mesociclo, dove inizieremo con 18 serie settimanali per gruppo muscolare e andremo gradualmente ad aumentare il numero di serie fino ad arrivare all'ultima settimana con le nostre 25 serie settimanali. Da qui scarichiamo e riniziamo un nuovo mesociclo con un volume un pochettino più alto rispetto all'inizio del mesociclo precedente e così via fino ad arrivare alle nostre 30 serie settimanali per gruppo muscolare, che attenzione è solo un numero indicativo. Questa fase di allenamento sarà caratterizzata da un maggior utilizzo di esercizi complementari e di varianti delle alzate principali quali squat, panca e stacco, atte a migliorare la nostra tecnica di esecuzione. Ma in generale, quanto dovrebbe durare questa benedetta fase di volume? Molto ma molto semplice, la fase di volume dura tanto quanto il vostro recupero vi permetta.
Il volume è la variabile dell'allenamento che crea maggior fatica e quindi, a furia di alzarlo, inizierete a sentirvi sempre peggio e sempre più affaticati. Quando si raggiunge una certa soglia, una certa threshold, e il vostro corpo non riesce più a recuperare, quello è il momento giusto per poter iniziare a intensificare il nostro allenamento e desensibilizzarci da tutto questo volume. Parliamo ora di differenze individuali e volume di allenamento. Di solito le donne e le persone un pochettino più basse riescono a cavarsela con volumi di allenamento maggiori, mentre gli uomini rispetto alle donne e le persone alte rispetto alle persone un pochettino più basse riescono a sopportare meno volume. Questo perché, parlando di differenze a livello di statura, probabilmente le persone più basse se la cavano con un ROM minore, di conseguenza il danno muscolare probabilmente sarà leggermente minore. Allo stesso modo, persone con una grande esperienza d'allenamento e che quindi hanno masse muscolari e livelli di forza veramente importanti possono cavarsela con un pizzico di volume in meno. Questo perché? Perché probabilmente limitano la quantità di volume e spazzatura che riescono a fare. Ogni ripetizione è più ragionata, ogni ripetizione è più sentita e ogni ripetizione riesce a dare uno stimolo maggiore rispetto a persone che si allenano da minor tempo. Una volta terminata la nostra fase di volume, possiamo passare a un allenamento un pochettino più intenso. Le fasi di intensità, come suggerisce il nome, sono caratterizzate dall'utilizzo di percentuali di carico più alte rispetto a fasi più voluminose, con appunto volumi di allenamento un pochettino ridotti. Per queste fasi di allenamento si consigliano dalle 10 alle 20 serie allenanti per settimana per gruppo muscolare, un numero di ripetizioni per serie che varia dalle 3 alle 6 e delle intensità medie usate che vanno dal 75 al 90% del nostro massimale. A cosa servono le fasi di intensità invece? Le fasi di intensità, a mio avviso, servono principalmente per due scopi. Il primo è quello di diventare più forti. Le intensità maggiori che andiamo ad utilizzare durante questo blocco o fase di allenamento ci permettono di ottenere adattamenti neurali e quindi di migliorare la nostra coordinazione intra e intermuscolare. In poche parole, diventiamo più forti e più efficienti quando si parla di alzare pesi più pesanti. Il secondo scopo di questo tipo di fase di allenamento è quello di desensibilizzarsi da tutto il volume andato ad effettuare in precedenza, nella nostra fase o blocco di volume. In poche parole va visto come uno scarico attivo macroscopico inserito all'interno del nostro macrociclo. Infatti, se una persona non fosse necessariamente interessata al testare la propria forza e quindi all'effettuare una vera e propria fase di peaking, le fasi di intensità potrebbero essere viste come delle semplici desensibilizzazioni dal volume, degli scarichi attivi inseriti tra una fase di volume e l'altra. Questo perché? Perché l'intensità, rispetto al volume, è meno tassante sul nostro fisico a livello di recupero e quindi certe fasi possono essere viste come dei veri e propri scarichi. In questo modo possiamo riprendere più in avanti con un'altra fase di volume senza doverci trovare a fine carriera a dover fare 200 serie settimanali per gruppo muscolare per crescere. Parliamo ora delle fasi di peaking, ma prima volevo dirvi la mia su questo specifico argomento. A mio avviso, se il tuo obiettivo non è necessariamente quello di testare la tua forza, ma bensì di costruirla e di costruirla insieme ad un fisico estetico, questo tipo di fase potrebbe tranquillamente non fare al caso tuo. E quindi si potrebbe parlare di una semplice alternanza di fasi di volume e di intensità. Se invece sei un powerlifter e ti devi preparare per una gara o per un semplice test dei massimali, oppure sei una persona molto curiosa di sapere fino a che punto riesci a portare la tua forza, in questo caso si può parlare dell'inserimento di fasi di peaking, che vengono ovviamente dopo quelle dell'intensità e rappresentano il culmine della nostra periodizzazione lineare. Le fasi di peaking sono caratterizzate da un volume ridottissimo e un'intensità altissima. Si consigliano dalle 5 alle 10 serie settimanali per gruppo muscolare, con un numero di ripetizioni medio che va dall'1 alle 3 ripetizioni e intensità medie utilizzate che vanno dall'85-90% in su. Altra domanda: quanto deve durare ogni fase di allenamento? La risposta, come al solito, è dipende, e dipende principalmente da due fattori. Il primo è l'obiettivo del nostro atleta e il secondo è il tipo di atleta con cui abbiamo a che fare. Se l'obiettivo della persona che stiamo allenando è quello di guadagnare quanto più muscolo possibile e quindi è principalmente estetico, probabilmente un maggior focus dovrà essere portato sulle fasi di volume,
atte appunto all'aumento di massa muscolare. Al contrario, se un atleta è principalmente focalizzato sulla forza, si potrebbe pensare di far durare un po' di più le nostre fasi di intensità. Se invece l'obiettivo del nostro atleta è quello di guadagnare quanta più forza possibile sulle tre alzate fondamentali, squat, panca e stacco, ma noi notiamo un gran deficit a livello di massa muscolare che potrebbe appunto impedirgli di raggiungere il suo massimo potenziale, potremmo pensare di investire il nostro tempo in delle fasi di volume più prolungate. Abbiamo visto come ogni fase di allenamento abbia i propri standard per quanto riguarda numero di serie e numero di ripetizioni da effettuare. È anche vero però che secondo me è sbagliato limitarsi a un solo range di ripetizioni per un intero mesociclo. Infatti, per l'organizzazione del proprio microciclo o settimana di allenamento, consiglio sempre di basarsi su un modello DUP, ovvero programmazione ondulata giornaliera, dove appunto l'intensità e il volume vengono ondulati e alternati durante le varie sessioni di allenamento. Per fare ciò, ovviamente, e non c'è bisogno che ve lo stia a dire io, è necessario che l'allenamento sia in multifrequenza e che un gruppo muscolare, o meglio anche un movimento, vengano ripetuti per almeno 2 volte a settimana. È dimostrato come questo tipo di modello, dove appunto volume e intensità sono alternati e ondulati durante la settimana, sia superiore a un modello dove si esegue lo stesso numero di ripetizioni con la stessa intensità per tutta la settimana. Per esempio, 2 giorni a settimana, 4x10. Sarebbe una buona idea alternare e ondulare carico e volume in questo modo. Fare una prima seduta più pesante, con serie da 4-5 ripetizioni al 75% del vostro massimale, e una seduta più leggera, più voluminosa, con intensità di carico minori e serie da 8-10 ripetizioni. In ogni caso non c'è una regola predefinita, l'importante è che il carico e il volume vengano ondulati e che quindi si abbia una sessione più pesante e magari una sessione più leggera, appunto più voluminosa. Questo concetto vale per ogni fase di allenamento in cui ci troviamo, però ovviamente le percentuali di carico usate, indipendentemente da come scegliate di ondularle, dovranno rispettare i parametri della fase d'allenamento in cui ci troviamo. Quindi ovviamente non andremo in una fase di volume ad alternare giorni a intensità elevatissime come 90-95% a giorni con intensità molto basse del 65%. Tutto al suo contesto. Il video è giunto al termine, spero che sia stato utile a qualcuno e se così è stato vi invito a seguirmi su Instagram, Facebook, ovviamente ad iscrivervi al mio canale YouTube e niente, ci salutiamo.